Tanto le dimissioni del sindaco, l'attività amministrativa continua. È di questi giorni, e proprio domani ci sarà in prima sessione ordinaria un consiglio comunale. Di cosa parlerete? Domani pomeriggio ci sarà il consiglio comunale convocato in sessione straordinaria e urgente su richiesta dei consiglieri di opposizione relativamente a quanto emerso dalla trasmissione Le Iene nelle scorse settimane. Assieme a questo capo ci sono dei capi importantissimi per la città e sono in primis il sistema di mobilità e di trasporto urbano che andiamo ad approvare per poter utilizzare i due pulmini che l'amministrazione precedente acquisì con un finanziamento della città metropolitana. Quindi partirà a brevissimo, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, il sistema di trasporto urbano per il primo anno previsto. Quindi ci sarà quest'anno il servizio? Sì, assolutamente sì. C'è la approvazione dello schema di convenzione del SAD8 rifiuti dei sei comuni dell'area novana, schema di convenzione tra il comune capofilo Veronola e l'EDATO 3 rifiuti, quindi è la chiusura del procedimento di adeguamento alla legge regionale del 2016. Quindi ci arriviamo noi dopo due anni di amministrazione ad ottemperare a prescrizione. Cioè lei è il rappresentante del comune? Io sono consigliere del lato tra i rifiuti, nonché delegato del SADOTTO per le procedure. Ci sarà l'approvazione dello schema di convenzione per uno scavalco condiviso per la segretaria comunale tra Nola e Sant'Anastasia. E inoltre ci saranno una serie di debiti fuori bilancio per sentenze passate in giudicato che dovranno essere necessariamente. Ma quindi approvate. Un'amministrazione attiva? Il sindaco è dimissionario, ma non sono ancora efficaci le sue dimissioni. Sappiamo bene tutti che dall'atto delle dimissioni fino all'efficacia devono decorrere 20 giorni. In questi 20 giorni ci siamo dati la linea di continuare con le attività. Ma poi il sindaco non c'è stato nemmeno in questa settimana sede. No, per impegni istituzionali pregressi e antecedenti ancora sia alle revoche che alle dimissioni, lui è stato impegnato fuori Italia.